benvenuti a questa iniziativa organizzata dall'ANFI, dalle sezioni ANFI della LOPI, con il contributo determinante ovviamente della sezione di Siderno, del presidente Giuseppe Oppenzano. È un'iniziativa che si inserisce nelle tante che abbiamo fatto nell'area metropolitana di Reggio Calabria quest'oggi per ricordare la resistenza tra la di liberazione e quel che fu quella parte di storia che molto ha dato al nostro paese, se non altro possiamo ricordare sopra ogni cosa la Costituzione, che nasce proprio da quell'esperienza, che ha messo insieme una serie di figure politiche di ogni estrazione con un unico comune denominatore, erano antifascisti, perché gli unici che non hanno partecipato a quella festa è quel lavoro di costruzione dei diritti e dei principi che oggi con la Costituzione abbiamo, furono proprio fascisti, ovviamente. Quel che oggi pomeriggio discuteremo è la storia dall'8 settembre in poi, ciò che si creò subito dopo, le repubbliche contadine e le repubbliche partigiane in Italia, da cui venne fuori anche l'esperienza di Caulonia, della Repubblica Rossa di Caulonia. Le repubbliche contadine si formarono negli ultimi mesi del 1943, appunto come dicevamo subito dopo l'8 settembre, in numerose realtà del Mezzogiorno d'Italia. Nonostante non ci fosse tra di loro nessuna connessione, furono movimenti spontanei che, di una popolazione che si era ritrovata a insorgere e chiedeva cibo, assaliva i depositi alimentari, ridistribuiva con criteri egualitari proprio le derrate alimentari, eleggeva i propri rappresentanti e fronteggiava le forze di polizia sia italiane che anglo-americane. Si ispiravano a una antica tradizione egualitaria, era quello il loro spirito, ed erano anche loro sotto un unico principio, che era quello dell'antifascismo. Molte furono, alcune importanti furono le repubbliche che si formarono, le repubbliche contadine che si formarono nel Mezzogiorno. Troviamo quella di Sanza in provincia di Salerno, Maschito in provincia di Potenza, una terza si ebbe a Calitri in provincia di Avellino e poi abbiamo quella di Caulonia che si protrasse per diversi mesi, dal novembre del 44 all'aprile del 45, e instaurata dal neosindaco Pasquale Cavallaro, maestro elementare, antifascista, che appunto venne comunque, in qualche modo questa situazione venne ratificata ed accettata un po' dal prefetto di allora, che si chiamava Francesco Pioli. Di questo e di molto altro ovviamente discuteremo questa sera. Io non mi dilungo troppo perché non sono particolarmente esperta su questo tema, è un tema che mi piace, che ho approfondito, però non sono io a dovervi dire i dettagli e la storia di questa parte di nostro territorio. E passo intanto la parola al Presidente del Consiglio Comunale di Siderno, Alessandro Acchinan, per i saluti dell'amministrazione. Grazie Barbara, grazie a tutti i relatori qui presenti, grazie a voi presenti tra il pubblico. Allora, io sarò un breve intervento di saluti e di ringraziamenti per l'ANCI, per ciò che fanno continuamente sul territorio e per quello che hanno fatto anche oggi. No? Vi ringrazio a nome mio, a nome del sindaco, che purtroppo non è potuto essere presente per motivo anche di salute, non stava benissimo. E vi ringrazio come dicevo per le attività che svolgono sul territorio, il ricordo di quelli che sono stati in quegli anni il 79° anniversario della liberazione, di quelli che sono stati i principi per cui tanti hanno lottato allora per ottenere appunto questi principi che sono quella della resistenza della liberazione. Oggi siamo qui per onorare quei principi e coloro che hanno lottato. E quindi anche dobbiamo capire che effettivamente ci sono state delle situazioni, degli esempi di resistenza anche a pochi chilometri da qui, da Siderno, quello di Caulonia è un esempio, ci sono stati anche altri che ha detto poco fa Barbara. Quindi grazie ancora davvero all'ANPI, alla sua presidenza, al presidente Gioppo Pellisano e ai tanti iscritti che sono tanti, so che stanno aumentando.
Quindi, e vi ringrazio ancora una volta, così come abbiamo fatto oggi, per la donazione delle tue targhe, sia per i Gramsci, via Gramsci, che quella di Matteotti, che sappiamo che hanno lottato contro il fascismo e appunto per difendere quei valori e principi di resistenza e di libertà, di democrazia che sono sentiti dalla nostra Costituzione oggi. Quindi dobbiamo farne sempre tesoro, ricordarlo continuamente e grazie ancora a tutti presenti. Buona serata. Grazie Alessandro. Cioè Alessandro Gramsci e Matteotti che persero la vita per difendere i valori della libertà, della democrazia contro il fascismo, e di Matteotti ricorre quest'anno il centenario della sua morte, ucciso come sapete barbaramente dal fascismo per volere di Mussolini, proprio perché dissentiva rispetto a quello che era il pensiero del regime. Domenico Romeo, deputazione di storia padre per la Calabria, i contadini e prima di loro ovviamente i partigiani insorsero contro il fascismo, contro la dittatura, contro le imposizioni che venivano da queste forme di controllo. E noi pensiamo alla resistenza sempre come un avvenimento che si è svolto lontano da noi, nonostante abbia inciso il CIDA, fortunatamente anche sui nostri diritti. Però in realtà sul nostro territorio ci sono state numerose testimonianze e numerose compartecipazioni a quei tumulti, a quella resistenza. Buonasera. Buonasera. Io ripeto un po' quello che ho detto stamattina, che ci sono tre date che si rappresentano la rinascita democratica e civile dell'Italia e sono il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno, che è la festa della Repubblica, a differenza delle tre date cosiddette nefande della fine della democrazia in Italia, le leggi fascistissime del 1926, le leggi razziali e la dichiarazione entrata in guerra dell'Italia nel 1940. Oggi festeggiamo una data importantissima perché l'Italia nasce dal 25 aprile, l'Italia democratica, l'Italia repubblicana nasce dal 25 aprile, data della liberazione. Sappiamo che già i comitati di liberazione nazionale in tutto il territorio avevano dato mandato di attaccare quello che era rimasto delle forze nazifasciste. Nell'aprile, proprio nell'aprile, si completa la liberazione delle grandi città del nord e quindi con maggio la fine della seconda guerra mondiale è un dato di fatto. Quindi il 25 aprile, festa della liberazione e festa del ritorno alla libertà e alla democrazia. Si chiudono i 600 giorni della resistenza e della lotta per la liberazione. 600 giorni iniziati l'8 settembre del 1943 con la firma dell'armistizio, veramente l'armistizio era stato firmato qualche giorno prima a Cassibile, il 3 settembre, e da lì inizia proprio la lotta di resistenza. Sappiamo tutti la vigliacca fuga dei Savoia da Roma, l'esercito italiano, quasi un milione di militari lasciati in mano ai tedeschi senza alcun ordine, tanto che poi ci fu la grande tragedia degli IMI, i cosiddetti IMI, gli internati militari italiani, che che scelsero di non continuare la guerra accanto ai tedeschi e furono quasi tutti deportati e internati nei campi di concentramento. Noi qualche tempo fa abbiamo ricordato un nostro paesano, Italo Romeo, il tenente Italo Romeo, che per non aderire alla Repubblica di Salò, quindi per continuare un internato, e morì in campo di concentramento. E, l'8 settembre, quindi il momento iniziale, di quello che sarà, che ci porterà poi al 2 giugno,
lavorando fatica, è data stupenda per l'Italia, perché finalmente si realizza il sogno di Repubblica. Un sogno di Repubblica che non è che parte, che nasce nel periodo della Resistenza, perché già la storia, se noi andiamo a vedere la storia nostra, la storia del Meridione, già nei momenti rivoluzionari, ecco, già nel 1789, quando dopo che si in Europa, anche nel Regno di Napoli, noi facciamo presente nel Milano, si diffondono le idee della Rivoluzione francese, di libertà, fratellanza, uguaglianza, con il 1789, con la nascita della Repubblica Partenopea, anche qua nascono le repubbliche. A Siderno è un giurista, Onorio Colletti, che pianta l'albero della libertà e proclama la Repubblica, e così in tanti paesi. E durante i moti risorgimentali, lui del 1847-48, in tantissimi paesi della Calabria viene proclamata la Repubblica. Quindi questo sogno ci va già, cioè è un sogno di avere uno Stato dove il popolo è artefice del suo futuro, dove il popolo decide del sorte, ecco, dello Stato, e che fortunatamente poi raggiungeremo col referendum del 2 giugno 1946. Nel 1943, proprio con la ritirata dei tedeschi, il disfacimento dello Stato fascista, c'è un periodo di vuoto amministrativo, quasi uno stato di anarchia, e in alcuni comuni, sono pochi quei comuni, i contadini, soprattutto il popolo, la popolazione affamata, stremata dai 5 anni di guerra, prende le redini un pochettino e sono stati già menzionati, in alcuni paesi viene proprio proclamata la Repubblica. E sono le repubbliche contadine, non hanno niente a che vedere con le repubbliche partigiane, perché le repubbliche partigiane che vengono costituite al nord hanno già una base democratica e vengono costituite dai partigiani nei territori liberati dal nazifascismo. Ci sono circa 22 repubbliche partigiane costituite al nord, io ve le elenco subito perché oggi proprio in televisione si parlava di una delle prime repubbliche partigiane, che è quella di Montefiorito, che è un paese nella zona del Modenese, così come anche nelle ranghe, nella Carnia, nel Friuli, ecco, quasi tutto il centro del nord Italia vengono costituite le repubbliche partigiane. Al sud, a differenza, le repubbliche contadine hanno un punto comune tra di loro, cioè è la reazione dei contadini affamati, vengono praticamente occupate le terre, in alcuni posti occupate le terre, perché la lotta per l'occupazione delle terre, che in un certo senso si era fermata nel 1922 con l'avvento del fascismo, l'anno scorso abbiamo ricordato proprio la legge di Casignana, ritorna nuovamente, ci saranno poi i famosi fatti di Melissa nel dopoguerra, quindi non era mai venuta meno la voglia dei contadini di occupare le terre, cioè le terre incolte ai contadini, quindi vengono occupati i latifondi, vengono costituiti soprattutto dei tribunali del popolo che devono giudicare coloro che si erano resi responsabili della fame, perché le derrate alimentari venivano conservate in consorsi agrari e venivano gestite dai gerarchi dell'epoca o da qualche latifondista che naturalmente ci lucrava. I prezzi erano alle stelle, ci lucrava per guadagnare, quindi la gente che era già senza denaro non poteva neanche acquistare quel poco che c'era, e quindi in tutte queste repubbliche contadine vengono assaltati questi depositi agrari e viene distribuito le derrate alimentari conservate in questi magazzini alla popolazione. E un'altra, naturalmente vengono anche perseguiti i podestà, i gerarchi fascisti o coloro che erano collusi col fascismo dal tribunale del popolo, in molti casi vengono allontanati e vengono proclamate delle repubbliche. Repubbliche che durano in alcuni casi 6 giorni, come quella di Bologna, in altri anche 2 mesi. Repubbliche che hanno una caratteristica particolare, perché poi pensate, la Repubblica di Maschito
viene praticamente l'artefice di questa repubblica, fu un contadino analfabeta che si chiamava Domenico Bochicchio, che con altri sei compaesani assaltò il consorzio agrario, distribuì i generi alimentari alla popolazione e venne anche eletto sindaco a furor di popolo, venne fatto un consiglio comunale, vengono pure stabilite una determinata normativa per quanto riguarda l'ordine pubblico per controllare un pochettino la situazione, ecco, la situazione del paese. Durò solo 20 giorni, poi arrivarono gli alleati. In alcuni casi invece, come Paolonia, gli alleati, cioè l'Ambogot, che era il governo militare americano, inglese americano, in un certo senso lasciò fare fino a un determinato punto. Un altro paese dove Maschito era in Basilicata, nella provincia di Cosenza. Un altro paese che è stato già ricordato da Barbara Panetta era Calitri, un paese in provincia di Avellino, di Irpinia, dove il 29 settembre del 1943 si verificò la stessa cosa, vennero assaltati i magazzini che contenevano il grano e le derrate alimentari e vennero distribuiti tutti la struttura amministrativa fascista, quindi i podestari, i vari gerarchi, perché accusati anche di corresponsabilità delle stragi che i tedeschi facevano nella Liberata, perché ci furono anche tantissime stragi pure al sud fatte dai tedeschi. Venne dichiarata l'abolizione dell'alfondo, calmierati i prezzi e distribuita la terra ai contadini. Quindi questi erano i tre punti fondamentali di queste repubbliche contadine. L'altra repubblica contadina fu quella di Sanza, dove un paese che è nella Valle di Diano, praticamente nella zona del Salernitano, dove i contadini si ribellarono alle vessazioni dei signorotti locali, che erano naturalmente coperti dai gerarchi fascisti. Anche qui venne fatta tutta la stessa, vennero assaltati i granai, i depositi di derrate, distribuita la gente. Quindi la gente chiedeva soprattutto da mangiare, perché la situazione era terribile, e vennero organizzate. Quella di Sanza fu abbastanza, fu una rivolta di più di 300 persone, quindi anche qui durò praticamente un po' di tempo, un mesetto. Poi ci furono altre due repubbliche contadine che sono particolari, sono due repubbliche contadine che vennero in Sicilia. In Sicilia, dopo l'8 settembre del 43, soprattutto quando venne istituito il governo Badoglio, ci fu la chiamata alle armi della classe del 26, del 27, e si diffuse il motto "non si parte", cioè tutti i giovani siciliani si rifiutarono di partire per combattere questa volta accanto agli alleati contro i tedeschi. Dice: non andiamo più, non vogliamo più sapere né di guerre. E con questo motto "non si parte", al piano degli albanesi ci fu un moto popolare, venne occupato il municipio e venne dichiarata anche qui la Repubblica. Un caso particolare invece è quello di Comiso, perché a Comiso ci fu anche dichiarata la Repubblica, però restavano fedeli al regime fascista, una Repubblica fascista, tanto che Mussolini dalla Repubblica di Salò gli mandò anche la medaglia d'argento. A Comiso fu costituito proprio un comitato cittadino. Tutte le due repubbliche siciliane erano repubbliche antimilitariste, diciamo, che non ne volevano più sapere della guerra, della famosa, del motto, proprio come ho detto, del "non si parte". Anche a Comiso vengono naturalmente distribuiti i viveri, venne nominato un comitato di salute pubblica, finché il paese venne circondato e furono costretti proprio a rendere, perché loro non ne volevano rimanere fascisti, proprio a rendere, e allora la finì il breve periodo anche della Repubblica di Comiso, che durò pure una settimana, qualche cosa. Quindi furono momenti, in un certo senso, di ribellione, momenti
quello che mosse, ecco, gli italiani dopo l'8 settembre fu quello di, ecco, cambiare radicalmente le cose, cioè cambiare, raggiungere al più presto una forma, la democrazia, raggiungere al più presto una forma democratica e libera, una forma di Stato democratico e libera, quale fu la Repubblica. Perché già le monarchie costituzionali, quella che ci fu dopo l'Unità d'Italia, la monarchia sabauda, non si può dire che ci fu una libertà democratica. Pensate che il casellario politico, dove venivano schierati coloro che non erano monarchi costituzionali, è stato creato durante dopo l'Unità d'Italia. Poi il fascismo ha perfezionato il casellario politico centrale, però sono stati schierati tutti i cattolici, i socialisti, i internazionalisti, i repubblicani, venivano sistematicamente schierati nel casellario politico. Poi il fascismo lo perfezionò e schierò un po' a tutti. Quindi l'8 settembre, il 25 aprile e soprattutto il 2 giugno del 1946 rappresentano un momento importantissimo per le libertà di cui oggi godiamo. Io volevo, naturalmente, prima di passare la parola al professore Amendolia, ricordare che noi quest'anno c'è il 50° della morte di un grande scrittore calabrese, un grande repubblicano e un grande antifascista, che è stato Francesco Perri di Cadeli. Francesco Perri non aspettò l'8 settembre del 1943 per fare la resistenza. Già nel 1920 pubblicò, non col nome Francesco Perri, ma col nome Pan, dal vecchio nome di Careri, Pandosia, pubblicò Il fascismo, dove già nel 1920, quindi all'inizio, quando ancora c'era solo il fascio di Paolonia, dove già metteva i puntini, metteva in evidenza, faceva conoscere le persone quello che stava per succedere. Non solo, poi nel 1924, subito dopo l'omicidio Matteotti, lui scriveva sulla Voce Repubblicana, con un altro pseudonimo di Albertini, perché era già segnalato, pubblicò I Conquistatori, e già il nome dice tutti, i conquistatori sono i fascisti. E questo romanzo, che all'epoca non poteva uscire in Italia, perché naturalmente era all'indice, e gli proposero di pubblicarlo in Francia e altri paesi europei. Poi fu pubblicato subito dopo, nel 45, neanche nel 46, questa è l'edizione del 45 dei Conquistatori. Quindi Francesco Perri ha iniziato la resistenza molto prima, e bisogna ricordare questi uomini che sono grandi personaggi. Adesso passo naturalmente la parola al professor Amendolia. Voglio ricordare, il professore parlerà lui della Repubblica di Catalogna, perché ha scritto un libro sulla Repubblica di Catalogna, poi la Repubblica di Catalogna, la Repubblica definita tra virgolette rossa, ha una bibliografia immensa. Qua ci sono i canti di Pasquale Cavallaro, pubblicati nel 1920. Pasquale Cavallaro era un insegnante alimentare, lettere, apologie, pensieri, era anche scrittore. C'è un lato di letterato di Pasquale Cavallaro, ci darà pure qualche cosa il professor Amendolia, che è stato già messo in passato dal dottor Gimenti, è stato messo in evidenza questa particolarità, non del Cavallaro rivoluzionario, ma del Cavallaro scrittore. E grazie e viva il 25 aprile. Grazie. Romeo, la resistenza e poi il referendum non hanno creato le basi dell'Italia. Ci aggiungerei la nascita della Costituente e poi l'entrata in vigore della Costituzione, che permisero di creare un sentimento di unità e solidarietà in un paese che era distrutto da un ventennio fascista e dalla guerra. Sentimenti di unità e solidarietà che, permettetemi, oggi rischiano di essere messi in discussione da quello che è il progetto di legge di autonomia differenziata, e credo che a maggior ragione la resistenza oggi, sotto diverse forme e con altri obiettivi, debba continuare, ad essere attenta e vigile. E noi come ANPI, insomma, facciamo questo tipo di lavoro. Chiedo a Lucia Spagnolo, che è presidente della sezione di Roccella, di prepararsi per un saluto.
Allora sì, buonasera a tutti, buona festa della liberazione d'Italia a tutti e a tutte. Ci ritroviamo qua a festeggiare una festa che conosciamo tutti, tutti i valori importanti che ci ha tramandato. E quello che sentivo prima ci fa riflettere su tantissime cose. Una delle cose principali che io ci tengo a dire è che noi non siamo una terra destoricizzata, noi siamo una terra che abbiamo, abbiamo dato all'Italia un grande contributo, sia un contributo in termini di idee, sia un contributo in termini di persone, di vite umane. Quello che raccontava Mimmo è importantissimo perché ci spinge a fare una riflessione su quello che è accaduto nelle nostre terre che con le repubbliche contadine, la rivendicazione delle terre, la lotta dei braccianti agricoli contro una confederazione fatta da chi aveva il potere dell'epoca, ci fanno delle grosse riflessioni. E un'altra riflessione che ci tengo a fare è sul fatto che tendiamo a dimenticare le grandi figure e quindi oggi l'Ampi ha cercato di porre rimedio, perché sappiamo che il nostro è un paese di sinistra, ha una grande tradizione e quindi certamente non è questo il paese dove bisogna fare queste riflessioni, ma noi crediamo che sia importante buttare, come si dice, un sasso nello stagno, come da qualche tempo c'è poi qualche gruppo ambientalista che cerca di muovere, diciamo, anche su alcune questioni ambientali, e buttare un sasso nello stagno su queste figure che sono attualissime. Attenzione, Matteotti paga la sua sincerità, paga il fatto di aver avuto il coraggio di dire ad alta voce quello che pensava. Matteotti paga con la sua vita il fatto di aver attaccato un movimento, diciamo, che si apprestava da un lato col compromesso con alcune forze politiche e dall'altro con la violenza a prendere le redini dello Stato. E accanto a Matteotti, che ha subito la violenza squadrista, abbiamo la violenza poi del vero e proprio dello Stato, che in pratica fa perdere l'immunità parlamentare ad Antonio Gramsci, lo incarcera, eccetera, eccetera. Quindi la riflessione che ritornando al tema della serata sulle repubbliche contadine e partigiane, io credo che sia importante, perché in quelle repubbliche già c'era qualcosa che poi nella Costituzione viene richiamata e che è molto legata al diritto al lavoro, perché in quelle rivendicazioni delle terre, in quelle ridistribuzioni, in quella equità sociale, quindi io mi richiamo al 25 aprile e al 1 maggio che tra poco festeggeremo, sono due elementi importanti per fare delle riflessioni. Quindi in quelle repubbliche noi abbiamo trovato l'impulso, una vera, diciamo, idealità verso poi alcune verso un elemento che poi caratterizza la nostra costruzione. Io mi fermo qua e cedo la parola. L'articolo 21, che è quello che poi è stato inserito nella Costituzione, proprio anche per impedire che altri Matteotti dovessero esserci. E questa mattina in tante piazze d'Italia, in tutte le piazze d'Italia, in tante università, in tante scuole, il monologo di Scurati è diventato la voce di tutte le persone libere che non accettano di vedersi zittite nel loro diritto di poter esprimere un pensiero e una loro posizione. E quindi continuiamo a farlo, vigiliamo su quelli che sono i principi costituzionali, soprattutto come Ampi, questo è il nostro obiettivo. Noi abbiamo in provincia di Reggio Calabria, nell'area metropolitana, 14 sezioni ormai. Una delle più giovani è quella di Roccella, che è presieduta da Lucia Spagnolo, che tutti conoscete, e qui chiedo anche a lei un contributo. Io, buonasera a tutti, vi ringrazio. Ho già
stamattina abbiamo celebrato anche Roccella Ionica, la festa della liberazione, con le istituzioni e con il professore Simone Storico di Roccella Pomera, che ha fatto una relazione molto puntuale sulla situazione dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo anche partecipato come Locride a Caulonia nell'ambito della Festa del Libro organizzata dai CER col Comune di Caulonia, dove effettivamente è stata una bellissima esperienza, perché nel Roccella, che è stata anche un'esperienza di valore, abbiamo partecipato con tante persone a Piazza dei Caduti. A Caulonia c'erano i bambini, le scuole, una marea di gente, la banda, le autorità civili, i militari, cioè è stato bellissimo. Anche perché il 25, che ricade la terza giornata della festa del libro, per due anni loro inseriscono la festa della liberazione. Quindi l'abbiamo gestita noi l'anno scorso, c'era pure Barbara, oggi la presidente provinciale, quest'anno l'abbiamo promossa, abbiamo detto, come anche Locride. E quindi siamo intervenuti, sono intervenuta con il sindaco in questa bellissima, ma proprio bella, perché emozionante, una marea di bambini, la terza colorata, disegni dappertutto, perché in terza giornata si vive la fine, ma anche del lavoro che hanno svolto, ed era bellissimo. Io vorrei chiudere, non entro nel merito dell'argomento delle repubbliche, perché adesso devo parlare di Ilaria, quindi avete fatto già voi, adesso parlo di Ilaria, quindi lo voglio molto ascoltare. Chiudo con in qualche modo quello che è stato il nostro messaggio in queste 1.000-1.500 piazze, non so quante sono state oggi, ma sono tantissime, da Milano, iniziativa nazionale a Lampedusa, per dire un'isola sperduta, ma è stato il 25 aprile non come gli altri. Non è stato come gli altri perché oggi è diventato il giorno di grande tensione rispetto a quello che già avete detto voi, rispetto alle politiche del governo di destra, rispetto a come viene maltrattato il Mezzogiorno, perché proprio non ci facciamo mancare niente, ci mancava un po' di maltrattamento in più. Oggi è il giorno in cui nelle piazze di tutte le città troviamo l'Italia antifascista e democratica, le famiglie, le donne, i giovani, il nostro grande popolo, illuso e deluso, a cui va restituita una speranza di futuro, fatta di lavoro, di una retribuzione sufficiente per campare, una vita libera e dignitosa, di una pace stabile e duratura. A me è piaciuto chiudere con una frase di Gramsci delle iniziative fatte oggi, che voglio ripetere e condividere con voi. Anche, diciamo, lo faccio con emozione, ma anche con grande rispetto. E con grande, anche quando tutto è o pare perduto, bisogna rimettersi tranquillamente all'opera, ricominciando dall'inizio. E noi, se sapremo, cercheremo di fare questo. Grazie a voi, buon 25 aprile, viva l'Italia antifascista. E grazie. Domenico Locano ha dato prima i giornali militari, no? Insieme ai partigiani hanno combattuto la resistenza. Dicevamo prima, il nostro territorio non l'ha vissuta direttamente, però moltissimi sono stati i calabresi e i locridei che hanno partecipato alle operazioni di resistenza e di liberazione. Noi come Ampi di Locri faremo presto una presentazione di una ricerca del professore Pino Romeo che ha recuperato i nomi degli IMI e dei partigiani e dei morti nelle stragi fasciste come quelle di Mazzabotto o di Fosse Ardeatine. Vi è un gran numero di persone di Siderno, di Locri, di Gerace, di Covalino, di tutti i paesi, e a loro bisognerà rendere in qualche modo merito, il loro nome dovrà essere ricordato, perché il sacrificio che hanno fatto, l'hanno fatto lontano dal loro territorio, ma anche per il loro territorio. E quindi è importante anche in questo, per la memoria, ricordarli e rendergli merito ed onore. Ilario, la Repubblica di Caulonia, ce ne parlerai bene tu, e 365 partecipanti, giusto?
Allora, noi spesso disconosciamo la nostra storia, scusate, conosciamo la storia riportata nei libri, disconosciamo quella della terra in cui viviamo, eppure vi garantisco, per quello che io so, per quello che ho studiato, che è ricchissima di storia. Se voi pensate, per esempio, che il 25 aprile del 45 è stata la giornata della liberazione nazionale, i sovietici avanzavano dalla Russia verso la Germania, verso il cuore di Berlino, anzi era da Berlino, gli americani entravano da questa parte, eppure l'Unità, organo del Partito Comunista Italiano, il 28 o il 29 aprile esce con un fondo di Palmiro Togliatti e il fondo aveva questo titolo. Voi immaginate un giornale in tempo di guerra, si sta parlando di giornate importantissime della storia nostra. Invece esce da Salerno a Caulonia, da Salerno a Caulonia. Il titolo del fondo di Palmiro Togliatti è questo, no? E parla di quello che era successo a Caulonia, non solo a Caulonia, come dirò. E successivamente si ritorna, ne parla il Popolo d'Italia, ne parla diffusamente l'Avante, ne parla la radio, c'è una determinazione del Consiglio dei Ministri, addirittura del Consiglio dei Ministri in quei giorni. Voi capite che il Consiglio dei Ministri si riunisce in quei giorni per approvare l'intervento militare a Caulonia, perché l'intervento militare non è stato, come si pensa, a ridosso delle giornate della Repubblica. La Repubblica è stata a marzo, ai primi di marzo. L'intervento repressivo è stato ad aprile, cioè più di un mese dopo. E il Consiglio dei Ministri ha approvato, non hanno partecipato i ministri comunisti e socialisti, ha approvato il decreto per intervenire a Caulonia. Quindi è un fatto importante oggettivamente, dico, se vi parlo dell'Unità, del Popolo, del Consiglio dei Ministri, di Alcide De Gasperi che manda un telegramma, cioè significa che la nazione parlava di un piccolo paese della nostra zona. E non tenete conto che sia solo Caulonia. Caulonia è stato l'epicentro, ma è qualcosa che abbiamo vissuto tutti insieme, ha vissuto la Locri, ha vissuto la provincia di Reggio Calabria. Per esempio, dei fatti altrettanto importanti erano successi ad Arco, non mi soffermerò, ma l'Arco era successo un fatto di fondamentale importanza, perché la popolazione di Arco, guidata da Santoro Maviglia, un ex ergastolano, va all'assalto della caserma dei Carabinieri, oppure i fatti di Roccaforte, dove addirittura c'è un confronto a fuoco con un morto tra, diciamo, lo schieramento fascista e antifascista. Quindi, come capite, è una terra che ribolliva e noi dobbiamo inquadrare in questa terra quello che succede a Caulonia, che è un piccolo paese, e che è la spia di quello che sarebbe potuto succedere in tutta la Calabria. Che succede a Caulonia? A Caulonia succede che c'era stata la guerra, diciamo così, c'era stata la guerra, la gente era partita per la guerra, gli avevano detto che dopo la guerra avrebbero avuto terra, avrebbero avuto tantissime cose, erano morti in tantissimi, pensate che nella sola Caulonia erano morti 159 ragazzi nella prima guerra mondiale e circa 70 morirono nella seconda guerra mondiale, quindi capite, in un piccolo paese, non stiamo parlando di una grande città, è un mare di sangue, e questo dobbiamo aggiungere anche gli invalidi, dobbiamo aggiungere quelli che io ricordo personalmente, non è che sto parlando perché l'ho letto, io ricordo gente con un braccio, con una gamba, senza occhi, che erano i reduci della guerra. Era successo tutto questo. Allora, che cosa succede in pratica? Che quando ritornano dopo l'8 settembre e i soldati ritornano a casa, che cosa ti trovano? Dice, il fascismo è caduto, il fascismo è caduto. Però i proprietari di terreni sono rimasti gli stessi.
che aveva la proprietà resta con la proprietà. Il pretore è lo stesso. I carabinieri avevano lo stesso atteggiamento, lo stesso indirizzo politico di prima. E imparate bene, la cosa più curiosa, significativa, l'ultimo podestà era diventato il primo sindaco. Era diventato il primo sindaco di Caudo. Quindi l'antifascismo, diciamo, adesso ci sono gli antifascisti, ma la stessa classe dirigente si ripropone a guidare il periodo post-fascista. Questo succede a Caudo. È ovvio che chi non ha mai avuto le voci in capitolo in quel paese. È certo che soffre questa situazione. Ora non pensate che io parli per il partito preso, perché io vengo da una famiglia dove i miei mi parlavano malissimo, voglio dire, della Repubblica di Caulonia. Mi vietavano di frequentare Pasquale Cavallaro, perché lui passava da casa a prendermi tante volte e loro dice vai con questo delinquente, voglio dire. Quindi, come dire, io ho maturato le mie idee, perché non vengo, ho vissuto alcune cose, l'ho vista. Cioè, una cerchia ristrettissima di persone che potevano essere singolarmente anche brave persone, ma che hanno sempre gestito il potere, hanno gestito per un secolo e mezzo, dopo i decreti di eversione della feudalità del 1811, questi avevano gestito sempre il potere. Cambiava qualche famiglia perché cadeva per qualche motivo, falliva, eccetera, veniva sostituita con un altro, però il potere restava esattamente nelle loro mani. Ed è ovvio che si creasse un fronte, diciamo così, del no. Cioè nei contadini, nei braccianti, in quella che è la teppa, dico perché uso questa parola, nei più scalmanati, incomincia a dire noi non ci stiamo più. Noi vogliamo cambiare, il cambiamento non può essere di forma, il cambiamento deve essere di sostanza. E in questo cosa succede? Che lo scontro diventa duro in apparenza e nella sostanza. Per esempio, viene stabilito che il sindaco lo faccia un certo Asciutti. Che il sindaco, che la Mingott nomini sindaco un certo Asciutti, che apparteneva sempre alla stessa gente. Ora qua succede un fatto increscioso, perché il commissario Frammartino, che era stato nominato commissario del popolo, perché facevano le cose in grande, avevano fatto le fasce per i partigiani, ognuno di loro aveva una striscia sulla giacca dove si dice partigiani, come si erano dati loro stessi, questi nel 44, loro stessi il compito di tenere l'ordine. E una delle prime cose che fanno, sapete qual è? Ma è altamente simbolica, se voi pensate, ha un grosso significato simbolico. Nel paese c'era il circolo dei nobili. Ora immaginate quale nobiltà. Era gente che stava, ma noi non avevamo latifondiste, non è che ci fosse il latifondo a Caulonia, grande ricchezza, erano quelli che appena appena uscivano dalla povertà e frequentavano per distinguersi il circolo dei nobili. Nel 44 si presenta un manipolo lo uso ma non in termine, un gruppo di partigiani guidati dal commissario del popolo Frammartino, si presenta al circolo dei nobili e dice questo circolo è chiuso, è requisito, da domani sarà la camera del lavoro. No. E si prendono i locali del circolo. Come dire, cominciano a farsi sentire, incominciano veramente, c'è una grossa tensione tra le due parti, c'è una grossa, perché in un piccolo paese, in una grande città, si può sciogliere questa tensione, ma in un piccolo paese voi capite quanto ogni giorno si frequentano le stesse strade, si va per lo stesso caffè, si va in campagna insieme e poi ci sono posizioni così radicalmente opposte. Pensate, voglio dire, che clima che si era creato in paese. E lo si capisce, no? Perché quando la Mingott
dice, aveva stabilito di nominare, che poi non ha preso mai l'incarico di sindaco, un proprietario dell'ero locale, che doveva andare ad insediarsi. Come, cosa fanno i comunisti? Cosa fa? Gli dice, va un comunista, e lui lo scrive, perché poi nei rapporti di polizia queste cose io le ho lette tutti. Dice, no, non posso andare, perché questo gruppo di delinquenti mi hanno detto che il primo giorno che io mi presento al comune loro mi rompono la schiena. Siccome io ho famiglia, io non vado, e rifiuto di andarsi ad insediare al sindaco. Cosa cercavano? Ecco, non si limitavano soltanto a dire di no, perché era una situazione insostenibile, e un ruolo importantissimo l'hanno avuto la stazione, non la stazione di Caulonia, i carabinieri a livello sia la capitaneria di Locri sia il nucleo provinciale di Reggio Calabria, perché capivano che cosa stava succedendo, no? E hanno avuto un ruolo importantissimo in questa storia. E infatti il comandante dei carabinieri, il capitano di Locri, manda un rapporto dove dice si potrebbe nominare sindaco e nomina una certa persona. Ma sapete che mette come, perché nominarlo sindaco? Perché dice il suddetto avvocato ha 1 milione di lire in banca, ha 1 milione di lire in banca ed è il proprietario dell'ero, quindi una persona, come dire, di estrema fiducia. Un contadino non avrebbe mai potuto sperare. Era, io penso che quell'avvocato singolarmente preso potesse essere anche un'ottima persona, badate, ma non poteva essere un buon sindaco perché aveva 1 milione di lire in banca. Voi capite quindi cosa passava nella testa di costoro. Lì c'era la continuità del potere, cioè un potere che era cambiato soltanto nei colori esterni, come dire, invece della monarchia sabauda ancora c'era, mettiamo un altro simbolo, togliamo il fascismo, ma niente cambia, ma non deve cambiare assolutamente niente, se non in peggio, in alcuni casi se non in peggio, quindi non deve cambiare niente. E questa situazione di tensione si sviluppa tra, diciamo, questi due partiti. È difficile chiamarli partiti, che sono i partiti della destra, il partito monarchico che era fortissimo, gli eredi del partito fascista, ma anche dal punto di vista di classe erano praticamente i proprietari italieni, erano la borghesia paesana, la piccola borghesia che avevano fatto gli ufficiali durante la guerra, avvocati, medici, il notaio, questi che erano la borghesia di paese, no? E i contadini in parte, perché? Perché erano galvanizzati dalla Chiesa Cattolica. La Chiesa aveva un ruolo importante, c'era la Caulonia allora 28 preti, e aveva, voglio dire, un ruolo importantissimo, le parrocchie, voglio dire, avevano un ruolo molto importante. E questi dicevano, ma queste vedete che vi chiudono le chiese, vedete che se andate i comunisti non potete più pregare. Per esempio a casa mia ce l'avevano per questo motivo contro i comunisti, no? Perché ritenevano di non proporre, perché erano cattolicisti. Quindi dall'altra parte c'erano i contadini con poca terra, c'erano i braccianti, c'erano i disoccupati, c'erano quest'altro gruppo sociale che diventa politico. Però sono in gran parte analfabeti e quindi devono trovare qualcuno che li capisce. C'era questo maestro di scuola, che non lo dobbiamo confondere con la Repubblica di Caulonia. Ha avuto un ruolo, ma non è stata la Repubblica di Caulonia. Cavallaro ha avuto un ruolo importantissimo, perché sarà il sindaco, ma non è stata la Repubblica. Su questo, ebbene, questo Pasquale Cavallaro era un maestro di scuola, era un maestro, come dire, che scriveva, come diceva prima l'avvocato Romeo, delle poesie, sapeva parlare, anzi parlava molto bene, era in questo senso, allora lo eleggono come il loro capo.
la situazione diventa una situazione tesissima e l'autorità militare alleata decide di intervenire. Che cosa fa? Manda un colonnello dell'esercito inglese e dice: va a vedere a Caulonia come si può risolvere questa questione del sindaco. Il colonnello fa un'inchiesta con i suoi uomini a Caulonia e decide: guardate, se non volete che lì succedano dei guai, bisogna nominare il sindaco Cavallaro. Ma dice: ma Cavallaro ha precedenti penali, perché Cavallaro aveva precedenti penali, perché era stato latitante, era stato accusato di due omicidi, non è che fosse un angelo. Però parlerò anche in questo senso, perché poi bisogna capire chi è angelo e chi è diavolo, perché però alla fine si decide e lo nomino sindaco di Caulonia. E il primo gennaio del 1944 Pasquale Cavallaro diventa sindaco di Caulonia. La sua prima mossa è una mossa di pace, no? Che cosa fa? Nomina assessore il rappresentante della Democrazia Cristiana, il rappresentante del Partito Liberale e un indipendente, li mette nella giunta. Questi rifiutano tutti e dicono: ma che cosa pretendete da noi? Che noi ci mettiamo con un comunista, voglio dire, con un delinquente, che noi ci mettiamo insieme a questo? No, noi rifiutiamo questo. E quindi, come dire, la situazione si radicalizza ulteriormente. Ma perché bisogna prendere le cose con le pinze? Capire, voglio dire, perché è vero probabilmente quello che ho detto, che Pasquale Cavallaro non era un angelo, però vedete che, come dire, stare nella legalità, dove l'illegalità è la norma, perché i carabinieri, non solo a Caulonia, l'Africa, hanno fatto di peggio, chiamavano la gente che dissentiva in Calabria e li picchiavano, perché il pretore dava sempre ragione ai proprietari dei contadini, perché i proprietari di terra avevano diritti enormi, durante il fascismo facevano mandare al confino la gente, no? Avevano grandi diritti. Ecco, queste cose, uno che diventa ribelle, è certo che la borghesia faceva di tutto per farlo diventare, per farlo entrare nell'illegalità, perché fa di tutto. Per esempio Pasquale Cavallaro, c'è la prova provata che addirittura c'è una congiura perfino per ucciderlo, perché un ribelle non può essere, perché un ribelle può dare un brutto esempio agli altri, e quindi bisogna, come dire, se noi giudichiamo con il metro d'oggi e diciamo: sapete, ma quello aveva dei precedenti penali, era stato traditante, può sembrare, voglio dire una cosa, se noi vediamo con l'occhio di allora, di quel periodo, guardate che gli unici eventi che c'erano stati a Caulonia era stato un fortissimo brigantaggio prima, c'era stato un brigantaggio molto, e di cui non c'era traccia, molto combattuto. Io l'ho incontrato per caso, non sapevo che ci fosse stato un brigantaggio, perché poi ho scoperto che il prete del paese, il parroco, quando arrivarono in Savoia, è stato moschettato sulla pubblica piazza, il nipote è stato ammazzato sulla pubblica piazza, un padre con due figli, di cui uno appena 17enne, erano stati fucilati perché sospettati di brigantaggio. I capi dei briganti, sebbene si fossero arresi, erano stati tutti fucilati presso la chiesa di Rovinto a Caulonia Superiore. Quindi voi capite che non è che quando parliamo di legalità e di illegalità possiamo parlare come se parlassimo a tavolino. Stiamo parlando in un paese dove l'illegalità delle classi dirigenti era la norma. L'illegalità profonda, radicale delle classi dirigenti era la norma. È logico che questi che volevano essere l'alternativa dovessero andare anche con metodi e con modi che praticamente erano opposti. Che cosa succede?
e vado rapidamente, poco blu, succede che si fa un corteo dei social comunisti, diciamo così, perché vogliono fare, si dice, che volessero fare di nuovo il censimento dei beni comunali per dare i beni comunali ai contadini. Quel giorno un ragazzo, un reduce di guerra, che io ho conosciuto bene, e che assumeva su di sé, lui si diceva fascista, ma non era fascista, assumeva su di sé il compito di difendere la Chiesa, di difendere l'ordine costituito. Questo reduce di guerra, che cosa fa? Quando vede questa massa, questa scalza, voglio dire, che sfila per le vie del paese, prende la pistola e spara. Spara e colpisce il nipote del sindaco, per caso, che era un altro ragazzo come lui. E lui scappa, poi lo prendono, prende il nome e quasi come sfida lo liberano subito. Lo liberano, non lo portano in carcere, lo liberano subito. Nonostante abbia sparato, vi ripeto, non era un delinquente questo. Questo era frutto del clima. Questo era un ex reduce della guerra, che era andato a combattere, che pensava fosse il suo dovere difendere i valori per cui era andato a combattere. Ha sparato, viene liberato. Subito dopo, un figlio di Pasquale Cavallaro, che aveva 17 anni, con un gruppo di suoi compagni, di iniziativa sua, va a perquisire due abitazioni dicendo che appartenevano a dei fascisti, no? E prendono alcune cose che poi restituiscono ai carabinieri. Lì le persone sono due, perché poi, dopo una ventina di giorni di queste requisizioni, i proprietari denunciano per furto. Dice, ci hanno rubato queste cose. Fatto sta che incomincia un braccio di ferro, perché il pretore di Caulonia, la procura di Locri, che ha giocato un ruolo importantissimo, vuole arrestare Ercole Cavallaro, il figlio piccolo del sindaco. E il Cavallaro, che aveva la mentalità, perché uno che era stato in carcere, uno che era stato latitante, aveva la mentalità, anche questa mentalità, non lo poteva consentire, perché avrebbe perso il carisma verso i suoi uomini, no? Quindi non lo poteva consentire. Il 6 di marzo prendono Ercole Cavallaro, 17 anni, e lo portano nel carcere di Locri. Il 7 marzo, nella notte, le staffette partono verso tutti i paesi vicino a Caulonia, e la mattina del 6 di marzo Caulonia si sveglia con questa massa che una parte era di Caulonia e parte veniva da fuori, e altre sarebbe arrivato, perché nelle vie di cerchio ho avuto le prove. Hanno chiuso la rocca di Caulonia Superiore, sbarrato le quattro porte, collocato le armi nei punti strategici dei picchetti armati, arrestati i carabinieri, può sembrare una contraddizione, e portati a San Nicola di Caulonia, arrestate le guardie forestali, sequestrato il pretore con la famiglia e tutti i proprietari di terrieri, come dire, rinchiusi in casa. E quindi in questo clima dice: se non liberate Ercole Cavallaro, noi non cederemo neanche un millimetro, e proclamano la Repubblica Rossa di Caulonia. Si insedia la Repubblica Rossa di Caulonia, insegue un tribunale del popolo che comincia a giudicare. Ora voi capite, era moderno il tribunale del popolo, perché in teoria era moderno, perché com'era? Era composto da una specie di tribunale, no? Poi c'erano gli astanti, l'assemblea, dove tutti potevano fare parte, e poteva bloccare la decisione del tribunale. Però, voglio dire, era composto in questo modo. E cominciano a portare i proprietari dei terrieri. Però
si inserisce quello che nei paesi si inserisce sempre, incominciano a portare anche i nemici personali. Uno aveva un nemico, un rivoluzionario, diciamo, era un nemico, quindi fanno perdere, come dire, smalto a queste istituzioni, fanno perdere smalto, perché non giudicano, per esempio giudicano il notaio colpevole, non è che gli danno grande punizione. La punizione era, dice, tu non hai mai lavorato, adesso ti mettiamo una pietra di 20 kg sulle spalle e la porterai fino a Orsini. E quindi lo caricano con questa pietra e lo portano, lo fanno arrivare fino a Orsini, ad altri. E li picchiano, voglio dire, su, cioè qui comincia a funzionare con dei difetti gravissimi e anche comprensibili dall'altra parte. A questo punto il Partito Comunista si alza, il Partito Comunista italiano, non più il Partito Comunista calabrese, perché era nel governo, erano forze di governo. E il Partito Comunista dice, ma che cosa voi, che cosa fate? Voi date la via italiana al socialismo, la svolta di Salerno e poi i vostri proclamano la Repubblica Rossa di Caulonia e si estendono, come dicevo prima, se ci sono dei sintomi a Roccaforte, ci sono dei sintomi all'Africa, ci sono dei sintomi ovunque. Quindi voi in pratica siete doppi, perché voi volete preparare la rivoluzione, non è vera la via italiana al socialismo. Togliatti deve decidere con la massa la decisione. E qua devono decidere i dirigenti provinciali, che sono tre figure di primissimo ordine, perché sono Eugenio Mussolini, che era stato antifascista nel senso vero della parola, perché aveva trascorso circa 15 anni tra carcere e confino, non è che è una sciocchezza, Enzo Misefari, che era un altro antifascista, e Paolo Soraci, che praticamente era il segretario della Camera del Lavoro. Ma quello che gioca un ruolo importante è Eugenio Mussolini, che arriva a Caulonia e parla con Cavallari. Gli dice, guarda, è col figlio grande, che era il presidente del Tribunale del Popolo, libero Cavallari. Dice, guarda, che qua la situazione esce fuori, dice, tu ti stai prendendo una grossa responsabilità, il partito non ti può seguire, il partito non ti segue su questa strada, non ti può seguire. Se non liberano, dice libero Cavallari, mio fratello, puoi parlare, non, qui noi non ci muoviamo. Dovete prima liberare, perché noi dobbiamo dimostrare alle classi agrarie che non comandano più loro, che adesso non possono fare quello che vogliono, siccome loro hanno usato due pesi e due misure, una con quello che ha sparato al Corteo e un'altra con questo che va a requisire i beni, voi non pretendiamo che la legge sia realmente uguale per tutti e quindi si rifiutano. Non accettano la cosa di Mussolini. Mussolini si reca un lavoro con lui, ne parla, ne scrive di questo, con grande tensione. Lui si reca alla procura di Locri e cerca una prima volta il procuratore. Dice assolutamente no, noi non ci possiamo far ricattare le quattro stagioni. E quattro stagioni li descrivono, perché a Caulonia c'è un ragazzo, un giovane, che era figlio di una famiglia che era stato fascista, voglio dire, eccetera, che aspirava a fare il giornalista. E lui gli descrive, dice, chi sono questi rivoluzionari? Lo scriverà. Dice, non hanno scarpe la maggioranza, non hanno scarpe. Quelli che hanno le scarpe sono di legno e camminano a sgambescio perché non sanno portare neanche le scarpe di legno. Hanno pantaloni struggiti, consumati, che portano addosso, hanno delle giacche così per colla di ginestra, ed erano questi i protagonisti veri della Repubblica, e questa è la grande pagina della Repubblica di Caulonia, questa è la vera pagina rivoluzionaria, perché entravano nella storia, non per brigantaggio, entravano queste classi, che nella storia millenaria non avevano mai avuto e mai avuto, voglio dire, nessun ruolo di comando, nessun niente, non potevano nulla. Va
quando si incontra poi con il maggiore Corica, che è il comandante della stazione del reparto della compagnia dei carabinieri, questo gli dice, vabbè, vada vivo a parlare, ma glielo dice Musolino, con un odio, dice, vado io a parlare, vediamo se lo convinco. Va, parla da solo il maggiore col procuratore, quando esce, dice, libereremo, ecco le favellate. Con questa forza di aver ottenuto un successo, Musolino rientra a Caulonia, lì si spara in aria, sparano perché è la vittoria, e quindi rientra, ecco che ha parlato, rientra a Caulonia. Ora bisognava convincere a consegnare le armi. E le armi in parte vengono consegnate, perché in parte, come successe in Emilia, come le nascondono, in parte vengono consegnate. E quindi siamo a questa fase. Cavallaro, però, il partito chiede le dimissioni, il governo chiede le dimissioni. Dice, questo sindaco non può stare più al suo posto, perché è un sindaco fuori legge, non può stare più al suo posto. E chiedono, il partito a un certo momento impone le dimissioni a Pasquale Cavallaro, e lo scrive un telegramma: per la salvezza di Dio, pace e famiglia, mi dimetto da sindaco, e si ripete con questo telegramma. Pensava di aver chiuso la partita, fare a parte, come si dice, ecco, adesso nessuno ha vinto, nessuno, invece non è vero niente, perché, come vi ho detto, l'arma dei carabinieri, ma lo Stato, i ministri, no? Perché intervengono, non mi posso perché è varietà, e io invece voglio concludere subito, ma intervengono i personaggi più strani. Una contessa che si reca al Consiglio dei Ministri per con una lettera di raccomandazione per chiedere la rimozione di questo Cavallaro, cioè il Presidente della Chiesa Cattolica, i cardinali, voglio dire, eccetera, che come era diventato un caso nazionale. Si dimette, però preparano la repressione. Dovevano dare un'occasione per fare la repressione. E cosa succede? Il generale Brunetti, che è il comandante, perché la cosa viene affidata al generale, al comandante generale dell'arma, che si chiama Brunetto Brunetti. Il generale Brunetto Brunetti dice, noi abbiamo bisogno, figurate, per quei contadini malarmati, loro chiedono dei carri armati, delle auto blindo, mitragliatrici, tre cannoni. Se voi se leggete il mio libro, vedete che ci sono i verbali, quel libro che ho, ci sono i verbali dei carabinieri, e quindi si può leggere quelli che loro chiedono, non è che è fantasia. Lì c'è il rapporto del generale Brunetti che chiede queste cose, dice, io devo disporre di queste cose. Adesso bisognava provare il Cavallaro, un po' mafioso, un po', voglio dire, si fa provocare, perché c'è lì uno dei pilastri, diciamo, della rivoluzione, era stato un certo Polito che era arrivato con i suoi uomini da Diace. Il suo marito era segretario del Partito Comunista di Diace, niente a che fare con Memorocano, ed era nello stesso tempo il capo riconosciuto della Ndrangheta di Diace. No. E quindi arriva con i suoi uomini Polito. Che cosa fanno? Con una scusa qualsiasi, lui conviveva con una donna, arrestano questa donna, perché aveva portato delle capre pascolo, non lo so, arrestano questa donna. Polito cerca di, voglio dire, reagire. Cavallaro tenta di bloccare la cosa e manda un telegramma. Grande provocazione a Caulonia. Scrive lui nel telegramma diretto al Consiglio dei Ministri. Grande provocazione, il popolo è insofferente, vedete quello che dovete fare. Allora, e a quel punto, voglio dire, succede che era una minaccia che Cavallaro faceva, loro erano pronti, intervengono con circa 1000 uomini dai 4 punti cardinali, da nord, da sud, da est e da ovest. No, da Pocà sale la polizia, dai 3 punti
e l'esercito, e allora i carabinieri. I partigiani vengono tutti arrestati, in verità vengono arrestati quasi tutti gli uomini del paese, vengono tutti arrestati, soprattutto nelle frazioni. E che cosa fanno? Li fanno passare, perché dovevano essere, li fanno passare, proprio scena del film della rivoluzione spagnola, li fanno passare tra due ali di reazionari, diciamo, di ex-fascisti, che avevano libertà di picchiarli, no? E quindi succedono anche qua fatti, ecco, quando parliamo di legalità, vi prego di considerare, ecco, queste cose, concludo veramente, per avere l'idea della legalità e dell'illegalità, c'è un fatto, c'è un certo Ferdinando Fantoppo, che era stato l'esecutore delle sentenze, quello che dovevano dare 40 nervati, e lui li dava, due bastonati, e lui li dava, era stato questo Ferdinando Fantoppo. Qualcuno decide di condannarlo a morte, no? Ma che cosa succede? Che sbagliano persone. E un povero contadino che si chiamava Michele, una mattina si alza, va nella stalla a prendere l'asino e ad avviarsi verso i campi. È padre di quattro figli, non aveva mai partecipato, non aveva mai fatto parte politica né con la destra né con la sinistra, era solo un contadino. I carabinieri prendono la mira alla testa e l'ammazzano, e l'ammazzano. Ora, lasciamo stare che non ci sarà processo, eccetera, ma quale tribunale aveva condannato a morte? Non il contadino, quale condannato aveva condannato a morte l'ex partigiano Fantoppo? Vedete come la legge viene realmente applicata. Ecco, questa è la storia che io vi ho narrato della Repubblica parziale, della Repubblica di Caulonia. Neanche il ruolo del Partito Comunista è stato spesso all'altezza del compito. Per dire un solo fatto, lo narra Massimo Caprana nel suo libro L'inchiostro verde di Togliatti, dove parla dei due fatti. A Caulonia è successo questo. A Schio in Veneto, succede una cosa più terribile, perché a Schio un gruppo di prigionieri del carcere erano fascisti, erano in carcere, vanno un gruppo di partigiani e l'ammazzano in carcere. Subito viene dichiarato con le leggi, ovviamente era una cosa chiara, li vedevano catturare. E allora questi vanno da Togliatti, che era il ministro della giustizia. Togliatti dice: occupatene tu, e li fanno fuggire all'estero, perché in Cecoslovacchia. Quando vanno questi di Caulonia per sfuggire all'estero, non li riceve, come dire, voi siete calabresi, meridionali, non li riceve. Che da un certo lato il ministro della giustizia non li poteva ricevere, perché riceveva dei buoni leggi, e dal punto di vista, però quelli di Schio ne aveva provveduto, mentre questi di Caulonia non provvede. Questi sono i fatti. Questi sono i fatti, nel lavoro, io l'ho detto in maniera stringata, un fatto importante dove l'antifascismo non è forma, dove l'antifascismo è sostanza. E noi quando pensiamo a quello che succede a Beccaria, è molto più importante della parola di Meloni. A Beccaria c'è stata la tortura verso dei ragazzi che non facevano niente, verso dei ragazzi che erano liberi prigionieri e li hanno torturati. Il fascismo non è soltanto nella bandiera nera, il fascismo è fatto di fatti concreti a cui si oppone la Costituzione, e la Costituzione va difesa in ogni momento, non si può difendere a rate, non si può difendere a rate. E se noi siamo arrivati al punto in cui siamo arrivati è perché abbiamo lasciato passare, abbiamo fatto passare mille di questi fatti che sono di carattere di natura fascista, molto più che fare il saluto fascista, molto più che dire una parola di fascista, molto più di questo, perché la gente guarda la sostanza, non la forma. A Caulonia posso dire che la sostanza è stata più importante della forma. Grazie.
non solo le camicie nere, il pericolo, ma come dice Ilario, le azioni che portano con sé una matrice fascista o comunque di imposizione dittatoriale. Domenico Orrego voleva fare un'integrazione, se qualcuno vuole intervenire, dica adesso, da sempre. Volevo dire questo, siccome ecco, la Repubblica di Caolonia, la vicenda di Caolonia è una vicenda eccezionale, perché in effetti dopo il 1840, dopo lo settembre del 1943, qua iniziò un processo democratico, vennero ricostituiti i partiti. Già gli americani, quando sbarcarono a Reggio, chiamarono il leader diciamo, del socialismo di zona, democratico di zona, che era il dottore De Angelis, che doveva essere nominato prefetto, però per motivi di salute non fu nominato, e fu nominato Priolo, socialista, che iniziò un'opera di democratizzazione di tutta la zona, la ricostituzione dei partiti che poi fecero parte sia del CNL e sia poi dell'Assemblea Costituente. Ci furono anche momenti di rivolta di donne, a Benestare 60 donne, a Stignano 200 donne, proprio rivolte sempre dovute alla fame, sempre il tema era quello della miseria e della fame in cui la popolazione era precipitata durante la guerra, perché bisogna anche sfatare una diceria, diciamo, ci sono alcuni studiosi che non abbiamo avuto la guerra, non abbiamo avuto la resistenza. La resistenza sicuramente non c'è stata con il settore d'amore, ma c'è stata anche di Leopardo, in Italia, soprattutto nella zona del Renica, da dove ci fu la forte rimbrata dei tedeschi. Ma anche qua, ecco, io adesso voglio leggere due passi di uno dei più grandi scrittori calabresi, di Corrado Baro, che all'epoca scriveva per il popolo di Roma, proprio tre righe. Dice: dopo la caduta della Sicilia, la Calabria è divenuta la prima linea del fronte in guerra, battuta secolarmente dai terremoti e delle alluvioni, distrutta e costruita almeno una volta ogni secolo, conosce ora la più grande rovina, quella che non ne colpisce solamente le abitazioni. Dopo i bombardamenti, la guerra ha travolto tutto il territorio calabrese. Non esiste centro abitato che non abbia provato le distruzioni. Non c'è abitante di pianura o di montagna che non abbia veduto nella sua solitudine secolare arrivare il progresso e le macchine, ma per seminare la morte, cioè carri armati, bombe, aerei, questo è il problema più. La Calabria, investita dalla guerra, si è trovata per lunghi mesi sulla via della guerra, che è peggio. Quindi anche noi abbiamo subito. Quindi lo spirito che è partito dall'8 settembre del 43, arrivato al 25 aprile, ha mosso i nostri nonni, i nostri zii a ricostruire quindi, il tessuto democratico che il ventennio fascista aveva cancellato. Chiudo dicendo questo, che siccome ecco, ormai una delle grandi conquiste del 46, lo sapete, è la possibilità dell'elettorato attivo e passivo delle donne. Le donne hanno partecipato attivamente alla resistenza. Ci sono stati anche casi, questo là, la sezione di Siderio è intitolata a una donna fantastica, una grande pedagogista e anche partigiana, Silvestro Tesesini, che è stata adottata da Siderio, però è stata scoperta una sidernese che ha fatto la partigiana a Bologna, Montanari. Il prossimo anno dedichiamo il 25 aprile, parliamo ecco, dell'impegno delle donne nella resistenza. In Italia ci furono 35.000 partigiane e altre 70.000 organizzate in gruppi di difesa. Quindi ci fu un'attiva partecipazione della donna alla lotta per la liberazione. Grazie. Grazie. Ecco, intanto ti prego solo di essere bene. Io faccio solo due breve considerazioni sulla Repubblica Rossa di Bologna perché l'argomento è conosciuto molto bene all'università grazie alla mia professoressa di storia contemporanea che ne era molto appassionata e ha fatto una lezione proprio su questo episodio. Allora, la Repubblica Rossa di Bologna non sarà conosciuta dalle nostre parti ma all'epoca era conosciuta anche all'estero perché Stalin disse da Radio Praga ci vorrebbe un cavallaio in città. Quindi, per dire, un po' si pentiva di aver dato
suggello lo svolto di Salerno in presso da Togliatti. Secondo, volevo dire che la cosa più rivoluzionaria di quell'epoca, non me ne vogliate, secondo me sono stati però, dal punto di vista pratico, dal punto di vista della sostanza, i diritti di Gullo, che infatti dal ministro calabrese comunista Fausto Gullo, che appunto concedevano le terre incolte dei latifondi ai contadini organizzati in cooperative, e che se mio personalissimo, ma anche di molti storici, se la sinistra avesse inciso di più su questa strada e avesse appoggiato la lotta dei contadini, che era un frutto del suo stesso ministro, magari la storia dell'Italia meridionale sarebbe stata diversa. Grazie. Grazie Davide. Davide Bertiro, può usare anche il microfono che c'è lì vicino a Mimmo Panetta. Mi raccomando la brevità. Buonasera. Allora, io in genere non intervengo mai in questo tipo di dibattito. Abbiamo una sezione a Salerno del Partito Comunista che è interessato a partigiano Vincenzo Bolognino. Chi era Vincenzo Bolognino? Per dirla breve, era un combattente della Marina che ruba una corbetta e poi se ne va in Francia e si appoggia ai partigiani francesi. Allora, quello che però c'è un fatto importante. Io da bambina sono nata a Caserta, è 70 anni che mi trovo qui a Salerno. Ebbene, io la guerra in parte l'ho vissuta, perché lì, guardate, Capua, Monte Cassino, Napoli, sono stati bombardati dagli aerei americani, dai tedeschi, lì è successo, dio di Dio. Mia mamma so che mi teneva in cuscina nella testa per non sentire qualcosa bene, che c'erano giorni e notte. E lì anche il dopoguerra, con le campagne piene di bombe, perché gli americani dovevano colpire di più, cioè c'erano delle bombe a forma di scatoletta di pomodoro, altre forme di tonno, altre ancora nelle forme più svariate, dove si mettevano nelle scuole, cioè c'erano i manifesti che indicavano di non toccare. E qualche volta qualche mio compagno soltava l'aria quando noi andavamo, diciamo, in campagna a giocare magari. Bene, questo è quello che io ricordo della guerra, e però da anni cosa si omette? Allora, Hitler era entrato a Mosca, ha cercato, e questa volta ha ricordato qualche episodio comunista, no? Di Caulonia, eccetera, eccetera. Bene, i comunisti hanno fatto parte della seconda guerra mondiale. Chi ha liberato? L'America ha liberato l'Italia, no? Con gli aerei, con le bombe. Ma se non fosse stato per 23 milioni, 26 milioni di comunisti, l'Europa non sarebbe stata liberata. Qui siamo d'accordo, no? Nei campi di concentramento sono andati i russi, sono andati. Quindi l'unione di queste cose, ometterle, non mi sembra un fatto sano nelle scuole, nelle altre, diciamo. Oggi noi abbiamo forse paura del comunismo, paura di quelli che sono comunisti, perché si parla di radicalità. Ma nella situazione in cui è l'Italia, dove ci sono governi che si fanno con Salvini, con la Lega, che poi sono i più leali, quelli della Lega, quelli della, scusate, Movimento 5 Stelle, quindi si governa con Berlusconi. C'è stato il partito di Berlinguer, e mi dispiace ricordarlo perché apparteneva a quel partito, che praticamente è andato a finire un partito di centro. Qualcuno dei tempi. I tempi, stringiamo i tempi. Non mi ricordo, non sento bene. Parlo alto proprio perché non sento bene. Cioè, voglio dire, il partito di Merle è diventato adesso un partito centrista. Diremmo Polo Lashley.
Sì, adesso tagliamo perché se no se si fa ricoprire, non è bene parlare. No, no, allora voglio dire, per quanto ci riguarda, adesso non abbiamo più l'Unione Sovietica che ci viene ad aiutare se il fascismo in Italia avanza. Abbiamo invece qui non c'è, non penso che ci siano giovani, perché i giovani ormai con telefonino sono più impegnati, però ci sono quei giovani, attenzione, delle università, che cominciano a capire che cos'è il sionismo nel mondo, il problema della Palestina. Come si fa a non ricordare? Io da in bianchino, diciamo, no? Sto ricordando in questi giorni, sto facendo dei poster per il 1° maggio, che nominerò, mi interesserò della guerra in Palestina. Del resto da anni io avevo capito che cosa c'era, che non andava. Bene, adesso il sionismo è diventato il problema più grande del mondo. Finalmente però, dopo questa guerra, il mondo ha capito chi sono gli israeliani e ha capito che cos'è il genocidio. Io mi auguro che almeno, ecco, questi giovani delle università ci riescono a portare un po' di giustizia. Grazie. Grazie. Vincenzo De Angelis. Buonasera. Io vorrei aggiungere le tante cose che condivido che ha detto Ilario, la mentoria. Ci sono state tante stragi che ancora oggi bisogna andare a ricercare. Per esempio, io ho trovato Franca Leone nel 1943 e, come dici tu, i carabinieri avevano quell'atteggiamento fascista e spesso si accompagnavano con gli squadroni fascisti finanziati dal signor Romano. E nell'andare a sequestrare la farina in un forno, il popolo si ribellò e li cacciò. Tornarono la sera, quando loro erano nella piena armonia tra di loro, e cominciarono a sparare, ci furono 5 morti. Quindi questa è stata una strage che nessuno ha parlato, l'unico che ha fatto cenno è stato Misefari in un suo libro. E poi il fatto che il feudalesimo è stato, cioè c'è una versione dei francesi, però come dicevi tu, i latifondisti possidenti, ma continuò fino agli anni 50 di fatto. Io ho trovato una lettera a Montebello, per un certo familiare, scriveva a Dosturzo, e lamentandosi di queste proprietà, dice: io lavoro, sudo dalla mattina alla sera, ho perso anche la dignità, perché il proprietario per un albero d'arancia dice: prende 4 arance e te ne vai a casa, che il terreno è mio, l'acqua è mia e l'albero è mio. In questo erano proprio offese della dignità della persona. E concludo dicendo che il 1° giugno, qui in questa sala, ci sarà un convegno per ricordare Matteotti. Siete tutti invitati. Grazie, Vincenzo. Va bene, abbiamo cercato, insomma, di aprire un po' questa discussione, che sicuramente andrà approfondita, nel senso che tutte quelle che sono quelle questioni storiche vanno sempre trattate in maniera larga ed ampia, non può bastare una sola iniziativa per esaudire tutta la discussione. Buona resistenza a tutti, buona liberazione e viva l'Italia antifascista!